Ci eravamo lasciati nel volume 29 con Alibaba in viaggio e nel volume 30 lo ritroviamo ancora in viaggio per la sua prima tappa, ovvero l'impero Co. In questo volume rivedremo vecchi personaggi, Kogyoku in primis, divenuta ormai l'imperatrice dell'impero Co. L'impero Co però è fortemente cambiato e destinato ormai alla decadenza. Vediamo quindi gli effetti che il nuovo mondo creato da Sinbad ha avuto su uno dei più grandi imperi del mondo di maghi. E sarà appunto Alibaba insieme a Kogyoku a cercare di risolvere la situazione con delle battaglie intellettuali ed economiche con Sinbad. Come detto prima, in questo 30° volume rivediamo vari personaggi, ma ce n'è stato uno in particolare che mi ha fatto morire, e quindi per la serie Viva le Trap, ecco a voi Koaren. Ah, porca troia, Koaren, l'unico personaggio che ti fa dubitare di essere etero. I know, bro. I know. Insomma, il 30° volume è alla fine un po' il continuo del 29, con Alibaba che continua a viaggiare nel nuovo mondo creato da Sinbad, però stavolta a fini commerciali. Quasi dimenticavo di dirvi che con delle tavole magnifiche ci viene spiegato e vediamo finalmente il potere di cui Alibaba è entrato in possesso durante il suo periodo di morte. Ma adesso parliamo di questo volume, il volume 31. Dio quanto amo questa copertina, che preannuncia il momento tanto atteso. Titus incontra Alibaba al Colosseo di Remme, tutto ci viene preparato. Tra varie macchinazioni di Sinbad a discapito dell'impero Co, finalmente è giunto il momento. Gioia e giubilo nel vedere questa scena che, in questo stesso volume, darà atto ad una spiegazione importantissima che ci farà capire cosa è successo in realtà durante l'assenza di Alibaba. Ho fatto la rima. Sì. E quindi la saggezza di Solomon è il fulcro di tutto, ed è il motivo per il quale Aladdin e Sinbad si scontrano. Inoltre capiremo finalmente le vere intenzioni di quest'ultimo. E poi Arba. Arba che ingaggia una battaglia con Chunan. Sì, si nota che siamo agli sgoccioli, eh? Ci sono un po' di battaglie. Battaglia che andrà avanti per buona parte di questo volume 32 e vedrà appunto entrare in scena sia Aladdin che Morgiana e, indovinate un po', pure Akuryu. Inutile dire che tutto ciò sia da seghe a quattro mani, scusatemi il termine, perché davvero abbiamo alcuni tra i personaggi più potenti di tutto maghi che combattono contro il personaggio fulcro, cardine, quello che ha combinato il grande casino ad Almatoran, Arba. Conseguenze di tutto ciò, Arba viene battuta e Akuei viene salvata. Battuta, diciamo sì e no, vedremo più avanti. Perché comunque dopo questa battaglia ad Arba è stato reso impossibile il suo spostarsi in altri corpi. Quindi adesso se dovesse morire sarebbe per sempre. Ma dopo tutto questo entriamo nella seconda parte di questo volume 32. Ce l'hanno fatto sognare, ce l'hanno fatto annusare, sperare e finalmente eccolo qui, il ricongiungimento del nostro cast di protagonisti. Tanta, tanta, tanta felicità. E poi accade una cosa che mi ha fatto gridare, urlare come una ragazzetta spastica, vi giuro, chi sta nel gruppo Telegram lo sa e potrà dirvi che è vero, e accade questa cosa e io ve la faccio vedere.
Morgana e Alibaba. Una coppia che mi stavo sognando dall'inizio di Maghi, io, è una cosa impossibile, incredibile, ragazzi, questo è il punto più alto di tutto Maghi, vaffanculo tutto il resto, questo è un capolavoro, via One Piece, via ste cagate, cose varie, questo dovete leggere, questo, che Cristo mi stiamo dicendo. Ovviamente ragazzi sto scherzando, tranne per la parte di One Piece, in quel caso sì, One Piece merda, questo è molto meglio, ma comunque sia, quello ovviamente non è il punto più alto di tutto Maghi, però è stata una delle scene, per quanto mi riguarda, più belle, perché me la sono sognata, diciamo così. Cioè, sono due personaggi che io shippavo dall'inizio della serie, ok che è uno shonen, non c'è per forza bisogno della componente amorosa, ma quando succedono certe cose, cioè insomma, quando le cose sono fatte bene dall'inizio alla fine, bisogna dirlo, insomma, quella è una storia d'amore costruita bene dall'inizio alla fine. Quindi dopo tutto ciò torniamo da Sinbad, dove verremo a conoscenza di alcune cose che sicuramente vedremo nello spin-off dedicato al personaggio. Saranno cose che sicuramente vedremo verso la fine o comunque in un punto alto della serie, con picchi, perché in quel punto ci saranno picchi altissimi, me lo aspetto, e quindi semplicemente bisogna aspettare e vedere nello spin-off. Credo che lo spin-off non durerà troppo, cioè adesso siamo al volume 16, non dovrebbe durare più di altri 9 volumi, più o meno, dai, facciamo che almeno a 25 ci arriva, quindi un buon 25 volumi io ce li vedo, non penso che riesca ad arrivare oltre i 30 e quindi a raggiungere magari la serie regolare, che come sappiamo è finita col 37, quindi siamo agli sgoccioli e stiamo sempre più avanti. Adesso uscirà il 33 e spero di leggerlo il prima possibile. Comunque sia, dopo questa parte, senza divagare, abbiamo una parte riguardante l'alleanza internazionale e qui mi fermo. E mi fermo soprattutto perché questa è una parte che ancora non è sviluppata a dovere, perché sì, inizia in questo volume 32, ma vedremo sviluppata al meglio nel volume 33, quindi mi riservo un piccolo pezzo riguardante questa parte del dibattito all'alleanza nel prossimo Focus On sul volume 33, o sul 33, 34, 35, dato che ormai sto facendo sempre tripli Focus On. Quindi, questo video su Maghi è finito. Come ho detto, siamo agli sgoccioli, il volume 37 è l'ultimo ed è già uscito. Aspettiamo e speriamo che la Star mantenga una cadenza mensile e non bimestrale quale abbiamo adesso, perché sinceramente vorrei arrivare alla fine di questa storia e sapere tutto quanto. Inoltre c'è lo spin-off su Sinbad che diciamo che sta mantenendo una buona cadenza, io sono fermo al numero 7, però dovrebbe essere uscito già il numero 11 e devo comunque recuperare la lettura, e quindi niente, il video finisce qui. Io spero in tutto il meglio per questa serie, che adesso come adesso è sempre meglio secondo me. Allora, siamo arrivati in un punto che lo sappiamo tutti, siamo agli sgoccioli e quindi ci sono tante battaglie, tante rivelazioni. So bene che molti non stanno amando questa velocità nella storia, cioè lo vedo che molti stanno dicendo la storia sta diventando troppo veloce, troppe cose, siamo alla fine, quindi se queste cose non vanno fatte adesso, quando vengono fatte? E soprattutto non sono neanche tanto veloci, perché comunque sia il tutto è stato ben contestualizzato e ben sviluppato. Come dissi qualche Focus On fa, forse proprio nel triplo Focus On della scorsa volta, il mondo creato da Sinbad secondo me è stato un po' troppo veloce, anche se posso dire che lo capisco perché comunque è un mondo che si basa sulla magia, sono cose che già c'erano su Magnostat, parlandone anche nei commenti mi sono un attimo convinto. Quindi questo trittico di volumi io ve l'ho recensito / focussonato, eccoveli qua. Io vi dico ancora che la parte su Alibaba e Morgana secondo me è una delle più belle storie d'amore costruite dentro questo manga qui, anche se forse anche là insomma si poteva fare di meglio. Comunque mi ero dimenticato di dirvi una cosa, ecco, una cosa che voglio dirvi assolutamente.
C'è una parte in questo volume, lo so, si sentiranno magari voci da giù perché gente sta urlando, comunque sia, c'è una parte in questo volume alla fine che riguarda Junan. Allora, è una parte tristissima, tristissima davvero perché vediamo come questo personaggio è nato, tutte le cose che ha dovuto patire e subire, tutte le sue reincarnazioni, perché i maghi quando muoiono si reincarnano. E quindi lui ha dovuto ogni volta trovare un re che poi si è dimostrato un essere orribile o comunque spietato, assetato di potere. E qui noi vediamo quante sono state le sue reincarnazioni, 9, giusto? Take 1 to take 9. Quindi vediamo all'inizio come lui è felice di essere un maghi, di trovare un re, e man mano, quando ad esempio qua vediamo la morte, la distruzione che sta causando il re che ha scelto, che lo uccide tra l'altro, vediamo come pian piano cambia idea, comunque come si smorza il suo entusiasmo e come pian piano diventa sempre più cupo e triste. Qua vediamo proprio le sue reincarnazioni, il modo in cui lui si è posto durante le sue innumerevoli vite. E qua lo vediamo alla nona reincarnazione, ormai senza un'anima, ecco, diciamo così, perché ha perso speranza su tutto, e lo vediamo incontrare Sinbad, quello che gli darà, come tutti gli altri, una grande, grandissima delusione. Quindi Junan è forse il più grande martire di tutta la serie di maghi, perché è un personaggio che ha sofferto tantissimo in ogni sua vita e l'ha dovuto fare per forza essendo un maghi. Quindi un personaggio davvero triste, è una cosa che fa strano. E fa strano vedere soprattutto nelle parti finali di questo volume che sono un po' abbozzate e che sono in questo stile un po' come ho detto, abbozzato e non troppo complesso, ecco, diciamo così. Quindi anche le parti finali di Maghi vanno lette, va letto praticamente tutto. Quindi il mio video finisce qui, io adesso mi fermo per davvero e vi rimando ad un prossimo video che sinceramente non so cosa sarà. Quindi niente, ci vediamo ad un prossimo video.